Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Benvenuti allo stand di Bike Show, qui con noi ospite Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, benvenuto Renato. Buongiorno, buongiorno a voi. Bene, Luciana Rota con noi, Luciana. Buongiorno a questo talk show in fiera. Talk show in fiera, siamo pronti. Renato, la stagione, si avvia a metà stagione il ciclismo, tra pochi mesi ci saranno i mondiali. La Federazione Nazionale Italiana come, a che punto è? Subito una domanda. Subito facile. Facile. Sì, benvenuto. Grazie, no, intanto buongiorno a tutti. Ma intanto stiamo vivendo davvero delle giornate molto splendide dal punto di vista del ciclismo professionistico, perché il risultato del Tour sta entusiasmando davvero il grande pubblico affezionato al ciclismo, che per fortuna sta crescendo e per fortuna registra e intercetta sempre di più giovani. Questo fa molto piacere, perché significa guardare con ottimismo all'attività. Ovviamente poi ci avviciniamo per il Mondiale di Copenaghen, che è l'obiettivo sicuramente maggiore della squadra azzurra. Lo stiamo facendo dopo essere passati in fase un po' difficili da superare, tipo quella delle ultime delibere di vietare a atleti che avevano avuto sanzioni disciplinari per più di 6 mesi sia la partecipazione al campionato italiano che per poter indossare la maglia azzurra, per cui sicuramente il commissario tecnico si troverà con qualche defezione. Però siamo convinti di quello che abbiamo fatto, io credo che il mondo del ciclismo ci ha sostenuti in questo, abbiamo parlato anche con gli atleti perché dovevamo, per l'emergenza che stiamo sopportando, cambiare comportamento, per cui abbiamo pagato per l'ennesima volta un prezzo molto alto in questa fase, però siamo convinti che tutto il mondo lo comprenda e che sia soprattutto un segnale forte per il mondo dei giovani, che si può fare ciclismo, lo si può fare bene, lo si può fare facendo delle tappe bellissime come quelle di ieri con 4 minuti in meno, lo spettacolo è garantito ugualmente, quindi sono segnali importanti perché i nostri giovani, devo dire che ci sono 2 belle generazioni sia al femminile che al maschile che si presentano bene, per cui speriamo di poterli guidare nella maniera migliore, di poter interpretare il ciclismo nella maniera a cui tutti vogliono bene e che aspettano. Renato, com'è vedere una tappa come quella di ieri dell'Alpe d'Huez, che sembrava una tappa da altri tempi? Ma sicuramente, ecco, perché tutti giocano ad armi pari, perché c'è una strategia senza le radoline, per cui ci può essere una coppia come gli Slack che insomma di strategia ne comprendono poco, però riescono a interpretare alla vecchia maniera la tappa, per cui è la prima volta che si trovano 2 corridori, credo, della stessa squadra, prima e seconda in classifica, perché questo la dice lunga. Due fratelli per giunta, per cui credo che la creatività, l'istinto, la capacità e l'esperienza che ogni atleta ha fatto e che deve gestire e resettare da solo in corsa, credo che sia un vantaggio sicuramente per lo spettacolo. Sicuramente è stato molto bello vedere atleti differenti delle altre squadre, vedere anche atleti che si aiutano in virtù di amicizie, di solidarietà, insomma lo è stato per la maglia gialla uscente, lo è stato per Contador, per cui ecco, tutti spaccati e tutte fotografie che fanno divertire il pubblico, fanno divertire anche noi che stando da dentro sappiamo un po' i marchigegni e sappiamo un po' i vizietti che hanno i corridori, però letti in questa maniera sicuramente ci entusiasmano e ci danno voglia per così andare avanti con ottimismo, con positività, e vedere anche un atleta francese per la prima volta vincere una grande tappa da loro sia significativo, perché la Francia era un po' mancata negli ultimi anni, è vero, significa avere più concorrenti, però avere più concorrenti che possano dei talenti, io credo che faccia bene al ciclismo in generale, per cui non dobbiamo essere egoisti, ha fatto bene sicuramente, lo dico da presidente della federazione ma anche da appassionato di un Cuneco che si era un po' perso e che aveva l'uomo della nazionale, Cuneco, della nazionale, si aveva ritrovato entusiasmo proprio con la nazionale di ballerini a Stoccarda, insomma è stato uomo di regia, se vogliamo, per cui questo ha fatto piacere, mi ha fatto molto piacere che probabilmente il cambiamento della gestione tecnica all'interno della Lampa ha generato nuovamente un Cuneco che si è sentito proiettato sia al Giro della Svizzera che qui come uomo di classifica, significa pensare al prossimo Giro d'Italia con degli atleti che potranno essere maggiormente competitivi. Bene, il Damiano che aspettavamo nel 2004. Luciana? Presidente, c'è un ciclismo che c'è
che tira forte, che è di moda, è un ciclismo che vediamo anche con questa fiera che entra nel cuore di una città importante come Milano. E questo trend che avevi intuito qualche anno fa, anche allargando le specialità al settore femminile, alle specialità anche un po' fuori strade estreme, dove sta andando? Ma io credo che la voglia di andare in bicicletta sia tantissima, in tutti i sensi, in città, fuori. È ovvio che la differenza che fa il fuoristrada, al di fuori della burocrazia, della tradizione, a livello più americano, in maniera più liberale, diciamo, fa la differenza anche perché sta su un terreno che abitualmente è sicuro, quindi non c'è traffico, non ci sono incroci, e questo tipo di criticità viene superata naturalmente. Si tratta di doverla interpretare in maniera non solo agonistica, ma evidentemente come promozione turistica per le località, per completare l'offerta turistica che le bellissime zone sia di mare che di montagna l'Italia può offrire, per cui ecco, completare questo bagaglio tecnico, perché in tutte le zone di montagna si vede campo di tennis, si vede la piscina, si vede l'attrezzatura ippica con la guida equestre e quanto altro, non si vede invece un servizio di persone qualificate e formate ad accompagnare il turismo, perché poi anche quello fuoristrada è bello ma può essere pericoloso se non fatto nella maniera corretta. Però io dico che il ciclismo che tira è quello femminile sicuramente, perché un omaggio alle quattro rosa di Baisho. Sì, ma non è un regalo e se lo meritano, perché se guardiamo il medagliere degli ultimi 10 anni delle squadre azzurre, sicuramente quelle che hanno dato risultati di grande prestigio e con continuità sono state la squadra femminile. 3 mondiali negli ultimi 4. Assolutamente, poi insomma dalla medaglia olimpica della Pezzo, che è stata una medaglia di tendenza, io dico di fashion, perché è una bella ragazza che faceva sforzi di quel tipo, sicuramente ha comunicato un ciclismo differente, con maggiore simpatia, diciamo così, e più appetibile. Però devo dire che dalle medaglie vinte dei mondiali, delle generazioni dei giovani, quest'anno festeggiamo la Ratto che di recente ha vinto 2 campionati europei, sia a cronometro che su strada, quindi va a significare anche un rafforzamento di quella che è la tendenza nostra, che la formazione del giovane deve essere flessibile, non può fermarsi solo alla corsa su strada, ma deve fare cronometro, deve fare pista, deve fare fuori strada. Tanto è che tutto il disegno della programmazione dei bambini prossimi 3 anni, anche se ci scontreremo con una realtà molto difficile, ma siamo convinti di farlo, i bambini, la categoria giovanissimi, dal prossimo anno, nei primi 3 anni non ci saranno più classifiche e premi, verrà premiato più l'associazionismo, il numero delle società e il numero degli atleti che finiscono la garetta o il percorso di educazione stradale o di mountain bike. Per cui stiamo cercando proprio di far crescere una generazione che abbia l'opportunità di crescere imparando ad andare su tutti i tipi delle biciclette che ci sono, divertendosi, facendo movimento e combattendo quindi l'ipomotricità e l'obesità, che sono problemi sociali. Per cui stiamo facendo tutto quello che si deve fare, non per la tecnica e per il risultato, ma per far crescere un giovane sano con il proprio benessere, una salute, e far crescere anche la famiglia in questa ottica. Per cui non lo raccontiamo ma lo pratichiamo, per cui ne siamo felici, per cui dico la differenza l'hanno fatto le donne e la faranno ancora le donne. C'è la federazione già da qualche anno è in prima linea anche per rendere più sicure le piste ciclabili e la pedabilità delle città, è così? Sì, ripeto, non è mestiere nostro, però abbiamo una nostra commissione impianti che ha studiato tutti i percorsi e tutti gli itinerari ciclabili del nord Europa, che sicuramente a livello tecnico hanno saputo disegnare meglio rispettando sempre la sicurezza, e ovviamente lì c'è una cultura che dà priorità all'utilizzo della bicicletta e scoraggiano l'utilizzo della vettura. Tanto che ci siamo meravigliati quando il giro è partito in Olanda delle grandi cadute, ma ovviamente le strade ogni tanto hanno delle strettoie che sono proprio per rallentare il traffico automobilismo e i corridori ci sono caduti, però era proprio il disegno e la cultura della viabilità quotidiana che loro hanno. Ci stiamo riuscendo, noi abbiamo anche realizzato un format che è il ciclodromo, che è un impianto di ciclismo, perché per impianto di ciclismo abitualmente si pensa solo al velodromo. Ne abbiamo ripristinati 38 dove ci sono delle scuole di ciclismo, però sono tutti obsoleti, sono tutte vecchia generazione, tutti di cemento e hanno poco appeal. Con questi ciclodromi che sono tratti di strada da 600 metri fino a 2 km, con un minimo di logistica, con parcheggi dove c'è un bar, dove c'è un ristoro, dove c'è lo spogliatoio e il reparto per il magazzino delle biciclette, in questa maniera le mamme accompagnano i bambini.
Ne abbiamo realizzate già 84 in solo 5 anni, significa che sia gli enti locali che le nostre società hanno bisogno di spazi sicuri, lo fanno spingendo e chiedendo all'amministrazione, perché il ciclismo, fra i mille difetti che ha, ha anche quello di voler fare tutte le cose da sole, di non chiedere mai come fanno quelli del calcio con i campi di calcio in tutti i paesi, come fanno quelli dell'atletica, come ha fatto il mondo del nuoto con le piscine, perché tutti i paesi sono dotati di questi impianti. Io credo che, ecco, abbiamo formato le nostre società anche andare agli enti locali e chiedere, ma non per fare ciclismo agonismo, per fare ciclismo utile anche per la terza generazione, anche per i disabili che sicuramente hanno più difficoltà di noi. Un vanto che mi prendo, oltre ad aver aperto il ciclismo a serie di vita, è davvero aver voluto, fortemente voluto, tutto il mondo del paraciclismo da marzo 2009. È stata la prima federazione che lo ha fatto, è stata una scelta attenta. Oggi è uno dei settori che produce più medaglie degli altri, perché solo lo scorso anno hanno portato 14 medaglie, di cui 4 d'oro, ma soprattutto i valori che hanno trasmesso ai giovani. E vedere la nazionale del paraciclismo allenarsi a Montichiari insieme agli juniores, io sono convinto di dare un bagaglio di maggiore valore, di maggiore costruzione al ragazzo juniores, perché vede che fatica fanno questi altri ragazzi, che penso che abbiano delle differenze, ma i differenti siamo noi che ci adagiamo troppo al benessere che abbiamo e evitiamo di fare fatica. E credo che sia una lezione di vita che ai giovani nostri in crescita, sia al maschile che al femminile, fa molto bene. Bene, noi Renato ti facciamo i complimenti veramente e seguiamo e siamo partecipi anche noi, perché veramente ci fa piacere. Tra l'altro non tutti lo sanno, ma l'abbiamo visto pedalare alla Maratona delle Dolomiti. Infatti, e lo mostreremo ai nostri telespettatori. Praticante, quindi molto praticante. Poi... Grazie, no, grazie a voi per il sostegno che date al ciclismo, di grande qualità, con molta professionalità. E ti vogliamo perché comunicare bene è utile per il ciclismo, voi lo fate davvero bene. Renato, ce lo devi promettere dopo i mondiali di venire ospite da noi in studio. Assolutamente, l'ho promesso, e poi marcato da Luciano non potrei non mantenere l'impegno. Bene, grazie Renato Di Rocco, presidente della federazione, e appuntamento a più tardi. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.